E bentrovati. Come l'America con la sua Route 66, anche la Calabria ha la sua strada storica, la SS19. In questo incontro serale si discuterà della possibilità che la nostra vecchia strada delle Calabrie possa diventare un'infrastruttura monumentale. Ne discuteranno il vicepresidente della giunta regionale e docente ordinario di diritto del lavoro presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro, Antonio Viscomi, insieme con Roberto Gianni, direttore dell'area politiche per la mobilità e la qualità urbana della Regione Puglia, coordinatore dell'elaborazione di piani urbanistici tra cui il piano per la riconversione dell'area industriale di Bagnoli e il nuovo piano regolatore di Napoli. Il dibattito sarà introdotto e coordinato dal giornalista professionista responsabile della redazione calabrese dell'agenzia ANSA, Filippo Veltri. Ma prima lascio la parola all'editore Florindo Rubettino e al vice sindaco di Soveria Mannelli, il professor Mario Caligiuri, per un breve saluto. Grazie e buon ascolto. Grazie, solo per un brevissimo e doverosissimo saluto a tutti voi innanzitutto, ai nostri ospiti, in primis al vicepresidente della Regione Antonio Viscomi, oltre che all'amico Antonio Viscomi, all'intellettuale Antonio Viscomi, al professor Antonio Viscomi, al quale credo noi tutti dobbiamo essere grati per il proprio impegno da intellettuale e da qualche tempo anche da chi ha deciso di in prima persona intraprendere una strada di lavoro per la nostra regione. Credo che di questo noi tutti calabresi dobbiamo essere grati. Ringrazio Roberto Gianni, che come è stato detto è un urbanista, personaggio poliedrico, si è occupato di tantissime cose, si è occupato per esempio del piano urbanistico di Napoli, che riuscendo a farlo approvare dopo 40 anni, quindi insomma non uno scherzo da poco, si è occupato della riconversione di Bagnoli, insomma ha all'attivo una carriera dal punto di vista dell'urbanista molto, molto importante. Però Roberto Gianni è anche un viaggiatore, lui ha ripercorso per esempio il viaggio che fece in bicicletta Luigi Vittorio Bertarelli, che come sapete è uno dei fondatori del Touring Club, viaggio che fece nel 1897. Roberto Gianni in bicicletta ha ripercorso l'intero tracciato che Bertarelli fece, passando tra l'altro anche da Soveria nel 2006, e soprattutto Roberto Gianni è un intellettuale che da tempo cerca di accendere i riflettori sull'importanza che le infrastrutture immateriali e quindi tutto ciò che ha a che fare con le infrastrutture e quel portato storico, identitario, di memoria che queste infrastrutture si portano dietro, come strumenti per la valorizzazione dei territori, per la crescita dei territori, la crescita del turismo esperienziale, della mobilità lenta. Pensando ad alcune cose che spesso ho sentito ripetere ad Antonio Viscomi quando parlava del potenziale immateriale che la nostra regione ha, del valore dell'immaterialità, delle infrastrutture immateriali, e incrociando con le teorie di Gianni abbiamo pensato appunto di mettere insieme questo bel dibattito sulla nostra infrastruttura, la ex SS19, che come tutti sapete è la strada che attraversa l'intera Calabria, che per anni è stata la principale arteria di collegamento della Calabria, che tra l'altro viene da lontano perché per molti tratti ripercorre l'antica via Popilia, e noi siamo al centro di questa strada. E tra l'altro è una strada che per molti tratti non è più a grande frequentazione, perché è stata in alcuni punti sostituita dall'autostrada. Ragionando su queste cose abbiamo pensato di lanciare stasera una proposta di immaginare per questa strada un futuro che non sia solo un futuro di infrastruttura materiale, di cui naturalmente abbiamo bisogno, c'è bisogno tantissimo, lo sappiamo tutti, di infrastrutture materiali, ma anche di infrastruttura immateriale, cioè di una qualcosa che ricordi la storia di questa strada. Da questa strada sono passati tutti nei secoli, e quindi potrebbe essere un percorso, però su questo ovviamente ci diranno meglio loro. E ringrazio naturalmente Filippo Veltri, responsabile dell'ANSA in Calabria, giornalista di lungo corso, tra l'altro autore di un recentissimo libro, Cambia Calabria, che si interroga appunto sui destini della nostra regione. Io devo fare gli ultimi doverosi ringraziamenti. Questo è l'ultimo evento di questo festival Sciabaca, l'ultimo dibattito per la verità, perché poi ci sarà dopo un concerto, quindi approfitto per ringraziare
tutti coloro che in qualche modo ci hanno consentito di realizzare questo evento, in primis il pubblico numerosissimo che è stato presente in questi giorni, siete tantissimi, qualificatissimi, purtroppo non vi posso citare, ringrazio il comune di Soria Mannelli che ci ha supportato logisticamente con la vicinanza, ringrazio l'istituto Costanzo di Decollatura, i professori, il preside, i ragazzi soprattutto che sono stati straordinari sia nel supportarci, nell'aiutarci sia come pubblico. Ringrazio i volontari, anch'essi straordinari, senza di loro non saremmo riusciti a fare tutto quello che abbiamo fatto, ovviamente tutti i relatori che hanno preceduto questo momento, ringrazio i tecnici. Ringrazio i collaboratori della casa editrice Rubbettino che anche loro sono stati straordinari sia nella progettazione di questo evento, perché un evento si progetta prima di tutto e senza di loro non avremmo potuto progettare un evento così bello, e soprattutto per l'impegno che hanno messo in queste giornate. Grazie a tutti, il saluto della città tramite la voce del vice sindaco professor Carigiuri, grazie. Porto il saluto del sindaco Leonardo Sirianni e della città a questa manifestazione così importante. Non poteva concludersi meglio l'evento conclusivo di Sciabaca, questo evento che ha come nome un termine marinaro, poi in una Calabria che è profondamente amarittima, sebbene siamo circondati per 800 chilometri dal mare. Un termine che significa fare rete, e fare rete è fondamentale, non solo in questa regione, probabilmente in questo pianeta. E la manifestazione di questa sera conferma la cifra culturale di quello che si è fatto. Un saluto affettuoso particolare al vicepresidente della giunta regionale, professore Viscomi, del quale l'amministrazione comunale di Soveria apprezza l'impegno e l'intelligenza. Un saluto caro a Filippo Veltri, che illumina l'attività di giornalista animandola con quella della visione delle situazioni del mondo, della creazione del futuro. E un saluto a chi viene da fuori regione, Roberto Gianni, che unisce l'amministrazione pubblica con la cultura. Come vediamo c'è un filo rosso che collega i relatori di questa sera: la politica e la cultura, la pubblica amministrazione e la cultura, il giornalismo e la cultura, che è una parola abusata, quante altre mai, però è un termine fondamentale, probabilmente una parola magica, perché unisce la terra al cielo. La cultura da culto, l'invocazione agli dèi, la cultura da coltivare, l'esercizio faticoso che ciascuno di noi fa per trovare il proprio posto nel mondo. L'amministrazione culturale di Soveria Mannelli da diversi decenni punta sulla cultura come occasione di crescita e di sviluppo, un ruolo che è stato più volte riconosciuto in Calabria, in Italia e all'estero. Ed è importante che questa manifestazione si svolga qua, in questo luogo che è denominato Officina della Creatività e delle Idee, che è stato inaugurato dal nostro presidente della Giunta regionale Mario Oliverio e che è sormontato sopra da una videoinstallazione, la più grande videoinstallazione d'Europa, realizzata da Fabrizio Plessi, che si chiama La memoria del futuro, che contiene i quattro elementi alchemici della natura: l'acqua, il fuoco, l'aria e la terra. Ebbene, noi siamo convinti, e il convegno di questa sera lo dimostra, che bisogna cercare di avere visione, di guardare lontano. Il punto di riflettere su questa strada che noi consideriamo un fatto acquisito, la strada statale 19, la strada statale delle Calabrie, su cui prima Murat e poi Borbone si sono esercitati nell'ampliarla, è anche molto importante. Io ho un ricordo personale: nel 2009 dovevo spostarmi da Soveria per lavoro, per le mie attività, e l'autostrada era bloccata perché a Rogliano c'era stata una frana. L'altro pezzo verso Catanzaro bloccato, caro Pietro, perché c'era stata un'altra frana. L'unica che reggeva era la strada statale 19, la strada delle Calabrie, per dire che quando le cose si facevano, e si facevano sempre con un certo criterio, e duravano.
E questo, diciamo, porta poi tante altre riflessioni e tante altre questioni che non è il caso stasera di approfondire. Concludo dicendo, portando un saluto a tutti voi che avete animato con grande intelligenza queste giornate. Stamattina c'è stato all'Anificio Leo un dibattito straordinario che ci fa vedere la Calabria del futuro, come il futuro sia, come ha detto Emilio, una condizione della mente, ed è bello che questo avvenga a Soveria Mannelli. Quindi ad Antonio Viscomi, a Roberto Gianni, a Filippo Veltri, un augurio di buon lavoro, un grazie affettuoso per essere qua, dicendo e ricordando che il futuro non si aspetta, il futuro si prepara. Tanti auguri. Buonasera a tutti, io sono molto contento di essere stato chiamato dall'amministrazione comunale, dalla casa editrice Rubettino, che è la casa editrice che, come ha detto Florindo poco fa, ha pubblicato il mio ultimo libro, a chiudere questa iniziativa che voi fate nel vostro centro, perché, come diceva Mario Caligiuri poco fa, è al centro delle modestissime riflessioni che da anni vado facendo sul problema di mettere in rete varie cose che accadono nella nostra regione, che purtroppo a volte ci si riesce, il più delle volte no. Il fare rete significa mettere in relazione appunto la cultura, il territorio, le istituzioni, il potere politico, nel tentativo di far emergere le tante positività che ci sono nella nostra regione. Questa ne è solo una, ma è significativa, e che spesso però non riescono a trasformare l'immagine complessiva della nostra regione dentro i suoi confini e al di fuori dei propri confini, perché appunto manca questo ragionamento di rete. Caro dottor Gianni, nel venir qua a discutere della SS19, mi sono ricordato di quando, tanto tempo fa, accompagnavo mio padre da Cosenza a Catanzaro, non c'era l'autostrada, e quindi facevo questa meravigliosa strada per obbligo, non c'era altro. Poi negli anni più vicini a noi, alcune volte, non molte volte, di questa cosa mi pento, l'ho fatta per piacere. E una volta invece per obbligo, forse la stessa situazione alla quale faceva riferimento Mario Caligiuri prima, perché erano interrotte le altre strade di comunicazione. E questa strada io l'ho sempre vissuta nella mia mente, attraversando Rogliano, attraversando Soveria, come una strada garibaldina. La strada garibaldina non tanto perché storicamente egli stesso, il generale, l'aveva percorsa, ma perché ci sono le tracce di questo passato garibaldino che nei paesi, soprattutto ho citato i due paesi che mi sono rimasti più impressi, mi rimangono più impressi, che sono Rogliano e Soveria, sono un tratto della cultura calabrese. Ora noi abbiamo bisogno, lo diceva prima di me, non ricordo chi, Florindo mi pare, abbiamo bisogno di mettere assieme strutture materiali e strutture immateriali, perché altrimenti quel discorso di rete, questo è poi la domanda che rivolgerò in maniera più specifica al vicepresidente della regione, al professore Viscomi, noi abbiamo bisogno proprio di questo, credo, di mettere assieme strutture materiali e immateriali. L'idea che ha avuto e che ha, e che da qui a pochi minuti vi illustrerà ovviamente meglio di quello che possa dirvi io, il dottor Gianni, è assolutamente fantastica, cioè a dire quella non di creare strade a 4 corsie, a 5 corsie, a 6 corsie, quelle di recuperare questo percorso della statale 19, che poi appunto era la vecchia strada che collegava Battipaglia a Tiriolo, se non vado errato, non credo, anche dopo andava fino a Pizzo. Questa, recuperarla con questo tratto che egli definisce della lentezza, avendola percorsa in bicicletta lui sa di che cosa si parla, ma recuperandola e mettendo assieme il cuore del problema che noi abbiamo, caro professor Viscomi, il cuore del problema che noi abbiamo, e cioè a dire quello di tendere
tendere a fare sviluppare, a creare sviluppo e possibilmente posti di lavoro, anche se questo è molto più complicato, mettendo assieme le strutture materiali e immateriali di cui noi disponiamo. È un'operazione complicata, un'operazione difficile, non so se ci si può riuscire in tempi brevi, in tempi medi o in tempi lunghi, lo vedremo anche qui questa sera nel corso di questa discussione che si svolgerà così, giusto per rendervi edotti. Adesso parla il professor Gianni, poi rivolgerò una serie di domande al professor Viscomi, poi se qualcuno di voi vorrà rivolgere brevi domande a noi, siamo qui a vostra disposizione. La domanda, dottor Gianni, è una sola. Che cosa è? Questa è la domanda. Perché fare un'infrastruttura che lei definisce monumentale sulla statale 19? Allora, per due ragioni innanzitutto. Buonasera a tutti e felice di essere con voi. La prima di queste ragioni è perché, come è stato già detto ampiamente, io lo ripeto diciamo solo per introdurre questo mio ragionamento, noi parliamo di una strada che è un sedimento di storia millenaria sostanzialmente. Era una strada romana, tra l'altro bisognerebbe sganciarsi per un momento da questa definizione di strada statale 19, perché poi questa via di cui parliamo sostanzialmente comincia a Eboli e finisce a Reggio Calabria, perché poi continua con la attuale statale 18, perché questa era la strada, la via Popilia dei Romani, che poi fu rifatta praticamente sullo stesso tracciato da Giuseppe Bonaparte e poi diciamo è quella che ci ritroviamo dopo l'Unità d'Italia furono costituite le due statali. Un sedimento di storia millenaria, cioè è stata percorsa dagli eserciti romani, è stata percorsa da Garibaldi, è stata percorsa dai sanpedisti, cioè era l'unico collegamento, come ha detto giustamente Rubettino, tra nord e sud, il luogo a cui facevano capo tutte le forme di civiltà che si sono sedimentate in questo territorio. Seconda ragione, perché rappresenta la spina dorsale di fatto di un sistema straordinario di cose, di situazioni, diciamo, di paesaggi meravigliosi che non sono cambiati nei secoli. Non è molto semplice e frequente in Italia trovare ambienti, paesaggi che sono oggi come erano nei secoli passati, no? C'è per esempio il paesaggio magnifico degli ulivi monumentali a nord di Brindisi, dove una volta, quando ci andai a visitarli, una persona che mi introduceva a questa visita mi disse: guarda, tu stai vedendo un paesaggio simile a quello che vedevano i greci, non è cambiato niente da allora, perché ci sono le stesse cose e non c'è niente più di quello che c'era allora se non gli ulivi. Ma i paesaggi, i borghi e tutto quello che si trova diciamo lungo la strada delle Calabrie, in molti casi è rimasto immutato nei secoli. Io per esempio credo che da Lago Negro a Castrovillari, per esempio, c'è una sequenza di paesaggi bellissimi che appunto non sono cambiati molto nei secoli. Ma se mi consentite voglio leggervi quello che diceva fino a 800 Bertarelli a proposito del panorama di Tiriolo. Voi naturalmente lo conoscete meglio di me, ma consentitemi di rileggerlo perché è straordinario. Questa salita sotto Tiriolo è tal cosa che varrebbe da solo la pena del viaggio. È quello il punto classico donde si vedono a un tempo l'Ionio e il Tirreno. Per chilometri e chilometri la strada sulla cresta delle Catene, che come una spina dorsale delle Calabrie finisce a Reggio, domina un'estensione enorme di paese. Tutta la punta dello Stivale d'Italia, coi due mari che in quel luogo distano in linea retta solo 27 chilometri. Io non vado oltre, ma diciamo questo libro di Rubettino, andatevelo a cercare. Io ci sono stato stamattina, quando ci passai in bicicletta non riuscii a vedere questo spettacolo perché non c'era un tempo favorevole, purtroppo nemmeno questa mattina c'era, però mi ha colpito il fatto che il punto più panoramico, quello su cui probabilmente si fermò Bertarelli, è un punto dove non c'è un bel vedere, dove non c'è un'indicazione e oggi era pieno di immondizia.
è incredibile, perché rispetto a un panorama che probabilmente è uno dei più bei panorami d'Italia, la mancanza di qualunque idea di valorizzazione, quando Bertarelli diceva vale la pena di un viaggio da Milano in Calabria, è un bel ristorante però. Io non l'ho potuto provare. Dove si vede tutto e due. Ah, beh, meglio ancora. Allora, questo per questa ragione forse bisognerebbe lavorare. No, dal ristorante si vede. Non posso salire sul castello, sia una vista incredibile. Non possiamo dire cos'è, che non esiste. Il professor Genini è stato sfortunato sicuramente. Sì. No, certo, io l'ho detto. No, l'ho detto. Io sto dicendo che tra l'altro un signore che ho incontrato mi ha confermato che ieri questo panorama si vedeva in tutto il suo splendore. E io sto dicendo che magari, sì, ma ci tornerò. Allora, secondo punto. Che cosa intendiamo, che cosa intendo io per infrastruttura monumentale? Infrastruttura è innanzitutto un elemento che collega un sistema ambientale e culturale complesso, abbiamo detto, prevalentemente di aree interne. Io quando sono venuto in bicicletta l'ho fatto sullo stimolo del racconto di Bertarelli, ma anche perché avevo colpevolmente una sorta di pregiudizio negativo sulla Calabria, perché conoscevo la Calabria tirrenica sfigurata dalla speculazione degli ultimi anni, e quindi ero molto incuriosito di vedere una Calabria diversa, e questa Calabria mi ha letteralmente colpito e affascinato. Diciamo, la strada delle Calabrie è, come posso dire, il filo rosso che unisce tutti questi elementi. Tra l'altro, appunto, diciamo, è una congiunzione tra Campania, Basilicata e Calabria, di fatto, quindi è un luogo che diciamo, mette insieme le culture e le bellezze, diciamo, di tre regioni. Ma monumentale, perché infrastruttura monumentale? Perché questa non è soltanto la strada che consente di andare da un punto a un altro, ma perché essa stessa, secondo me, può essere qualcosa di bello in sé, di emozionante in sé, può essere un'esperienza essa stessa, diciamo, nella sua continuità. Sì, ci si sposta da un punto all'altro, ma è il percorso, è quello che si vede lungo il percorso, è la possibilità di fermarsi ad una fonte. Io oggi ne ho contate più di tre tra Soveria Mannelli e Tiriolo, magari qualcuna è spenta, ma su altre c'era la gente che si fermava, che beveva, che si riforniva d'acqua, e credo sia un'acqua buonissima. Io allora la bevi, oggi non l'ho fatto, ma penso che sia così. Io mi ricordo che mi fermavo a raccogliere le fragole sul bordo della strada, mi fermavo a mangiare, a parlare con i contadini, a godere la frescura di... Ecco, tutto questo lo si fa sulla strada. E quindi la strada in sé può essere un'esperienza emozionale, conoscitiva, che varrebbe la pena di valorizzare in quanto tale, no? Conoscere i contadini, i prodotti della campagna, e quindi, diciamo, avere un rapporto di conoscenza e consapevole con un territorio che naturalmente, soprattutto il viaggio lento, consente. Quindi non soltanto la strada che collega più punti, ma una esperienza conoscitiva autonoma a sé. Immagino che... dimenticavo di dire una cosa che è molto importante. Io probabilmente, le cose che sto per dire, che mi rendo conto sono un po' visionarie, ma cercherò di stemperarle e di portare a terra per quanto è possibile, non sarebbero state nemmeno minimamente credibili se non avvenissero alla fine di questi due giorni, a gran parte dei quali ho partecipato con mio sommo piacere, in cui c'è stata una carrellata
di meraviglie della Calabria che probabilmente non si conoscono e che sono tutti gli elementi che possono essere messi insieme da questa infrastruttura. Diciamo, le cose bellissime che abbiamo visto prima che cominciasse questo incontro, io dicevo poco fa a un mio amico, probabilmente non sono belle come quelle che si possono vedere a Roma, a Milano, eccetera, ma la meraviglia di queste cose è che sono collocate, se fossero adeguatamente valorizzate, in borghi, in contesti paesaggistici di grande bellezza che gli danno un valore straordinario, ancora maggiore di quello che possiamo vedere sulle immagini, perché nel loro contesto acquistano una qualità straordinaria. Ma che significa? Cioè, che cosa dovremmo fare per costituire questa infrastruttura monumentale? Ma io credo che innanzitutto bisognerebbe recuperare l'unicità della strada, no? Oggi, come sapete, la strada è spezzettata in tante diverse gestioni amministrative. Io tra l'altro quando la percorsi ero assolutamente disorientato, perché a volte non capivo dove andare, perché ci sono le pietre miliari, le bellissime pietre miliari della strada statale, però ogni tanto mentre si legge sulle pietre miliari che siamo sulla statale 19, poi compare un cartello blu che dice che siamo sulla provinciale X, Y, eccetera. Naturalmente questo diventa un tema molto difficile da risolvere, perché i problemi amministrativi di questa natura nel nostro paese sono effettivamente molto difficili da risolvere, però delle soluzioni, diciamo così, per contemperare capre e cavoli forse ci sono. Cioè, il punto è di rendere riconoscibile questa strada come un tutt'unico, come un qualcosa che, diciamo, nella sua unicità e nella sua interezza è un'infrastruttura, è un monumento, è qualcosa che deve essere valorizzato in sé. E a volte non servono nemmeno tantissime cose. Naturalmente io sto parlando, come avrete capito, di una strada da valorizzare attraverso percorsi lenti. Il percorso lento per eccellenza è ovviamente la bicicletta, e io mi rendo conto che sarei preso per pazzo se pretendessi che tutti possano fare la statale 19 in bicicletta, mi rendo conto. Però diciamo, delle cose si possono prevedere e organizzare, innanzitutto a volte anche senza fare grandi opere. Che cosa intendo? Innanzitutto ci sono dei tratti, per esempio la Valle del Crati oppure il Vallo di Diano, in cui non a caso, diciamo così, abbondano le automobili e quindi, sebbene in pianura, sono posti difficilmente percorribili in bicicletta, però sono entrambi posti in cui non è difficile fare piste ciclabili. Se si facessero peraltro piste ciclabili in questi luoghi, probabilmente si darebbe un vantaggio anche ai cittadini di quei luoghi, perché potrebbero percorrere, invece di prendere l'automobile, quei luoghi che a volte sono percorribilissimi da paese a paese, in bicicletta piuttosto che in automobile. Ma ci sono anche altri posti, altri tratti della strada, come per esempio quello che ho percorso oggi da Soveria Mannelli a Tiriolo, che certamente è sufficientemente trafficato perché, come diceva il nostro introduttore, è ancora l'unico percorso per Catanzaro. Però mi rendo conto che non sarebbe difficilissimo né costosissimo ricavare una pista ciclabile e forse anche una pista per chi vuole passeggiare per quei luoghi. Io oggi ne ho incontrate decine di persone che diciamo, con la pioggia incombente passeggiavano, chi col bastone, chi senza bastone, chi col cane, chi con la moglie, eccetera eccetera, perché sono posti di una bellezza struggente. Io a volte, per esempio in Sicilia, la moglie non è soggetto, non sarà altrimenti soggetto. La moglie non è? No, diciamo il cane e la moglie. Mi rendo conto, ho fatto una piccola gaffa, non volevo. Io a volte, percorrendo per esempio delle strade litoranee in Sicilia, vedo un sacco di viaggiatori in Sicilia oppure in Puglia, eccetera, di viaggiatori, di turisti che provano a passeggiare per queste strade aggrediti dalle automobili, e mi chiedo come mai nessuno pensi di fargli dei percorsi che gli consentano di insomma, così. Quindi diciamo delle soluzioni per migliorare
diciamo, la vita ai cicloturisti ci potrebbero essere. E guardate che il cicloturismo, poi arriveremo a questo punto, è una dei settori del turismo in crescita più tumultuosa. E tra l'altro la gente, non è vero che non va nei posti con salite anche complesse e difficili come quelle che si trovano lungo questa strada. Per esempio, i turisti, i cicloturisti tedeschi, che sono quelli, diciamo, sono i più numerosi, tra le mete che preferiscono in Europa c'è l'Alto Adige, che naturalmente non è un luogo meno impervio della Calabria, della strada, diciamo, della strada di cui stiamo parlando. Ma questo è vero, ma non credo che lo facciano per questo, lo fanno perché l'Alto Adige gli offre infrastrutture per andare in bicicletta, che sono la cosa essenziale. E quali sono queste infrastrutture? Sono per esempio l'interscambio con la mobilità su gomma o su ferro. Naturalmente anche qui mi rendo conto che sto parlando di qualcosa di molto complicato, perché ho guardato oggi come funziona e quali tratte copre la ferrovia della Calabria, voi lo sapete meglio di me, sono tratte molto, molto brevi. Però anche qui, diciamo, siccome mi rendo conto, per quanto ho capito, che è vero che non ci sono i treni su molte tratte della ferrovia della Calabria, però forse sono ancora l'armamento, come si dice, i binari, sono ancora sani, tant'è vero che quando io arrivai 10 anni fa a Soveria Mannelli in Bruniva, in un passaggio a livello prima di fare i Mannelli vidi passare un treno, quindi fino a 10 anni fa i treni da Cosenza a Soveria Mannelli ci arrivavano, oggi credo che arrivino a Rogliano, si fermino a Rogliano, però anche qui da Rogliano a Cosenza, però anche qui, diciamo, da Cosenza a Soveria Mannelli è forse uno dei tratti più complicati, perché bisogna scendere e risalire il Savuto. Se ci fosse la ferrovia, e questo non è detto che ci debba essere in maniera regolare, il Ministero dei Beni Culturali sta dando molto spazio da un po' di tempo a questa parte ai treni storici. Dei treni adatti, diciamo così, per i turisti non sarebbe molto difficile organizzarli. E comunque c'è la gomma, ci sono ormai compagnie come Flexibus che soprattutto in Alta Italia e in Europa svolgono servizi per la bicicletta anche. Ma vogliamo fermarci? Sì, fermiamoci un attimo, sì, perché benissimo. Le cose che lei diceva, io guardavo il professore Viscomi, chi meglio del professore Viscomi può rispondere ad una domanda che la specifico meglio, ma era già prima nella mia introduzione. L'istituzione Regione Calabria è pronta ad accogliere una cosa come questa che ci ha detto Gianni oggi? E l'altra domanda: può portare sviluppo una cosa di questa natura? Perché è una cosa che io non riesco a capirla, se effettivamente la... Sì, questo è il tema. Perfetto. Sì, grazie. Proverò a rispondere, però consentitemi prima di dire due parole sul Rubettino, non posso non dirle. Al di là dell'amicizia, al di là del fatto di essere io un autore rubettino, insomma di aver pubblicato diverse cose con il Dipartimento, con l'Università, con Rubettino, io credo che questa regione deve molto a Rosario Rubettino, ai figli, alla casa editrice Rubettino. Deve un modello di intervento dell'imprenditore sulla comunità che dovrebbe essere studiato, approfondito, analizzato e diffuso su tutto il territorio regionale. Noi siamo abituati ad una distinzione che è stata fatta da altri imprenditori tra imprenditori e prenditori. Io dico che Rosario Rubettino, in prima battuta, i figli, la casa editrice, siano la testimonianza vivente di ciò che si chiama responsabilità sociale dell'impresa, la responsabilità dell'impresa nei confronti del territorio. L'applauso è totalmente meritato. E mi fa piacere sottolineare che al di là del contributo del Comune, questa iniziativa è non drogata da finanziamenti pubblici, come spesso succede in questa regione. E lo dico con molta serenità, con molta convinzione e contento di questa cosa. Quindi grazie a Rubettino, alla holding Rubettino, per quanto sta facendo per questa regione.
E lo sta facendo non soltanto sull'attività di Shabak, ovviamente, ma anche con alcune collane specifiche che stanno cercando di recuperare. Tornerò sulle collane di Rubettino perché sono una parte della risposta alla domanda di Filippo su questo discorso. La seconda osservazione: se io fossi un politico, diciamo, di prima repubblica, un politico tradizionale, inizierei subito a rispondere dicendo due o tre cose. Per esempio, che la Regione Calabria ha fatto una legislazione per non consumare più suolo, legislazione al consumo, suolo al consumo zero, che stiamo ragionando sui percorsi come linea di sviluppo dell'azione turistica di questa regione insieme al Ministero, e uno di questi, questi percorsi riguarda appunto l'ex via Popiglia, tutto ciò che ci sta intorno. Ci sono i percorsi religiosi, i cammini, ci sono una serie di iniziative, quindi parlerei di questi elementi. Parlerei per esempio del fatto che stiamo cercando di ragionare con l'Agenzia del Demanio per recuperare le tratte dismesse della ferrovia della Calabria per fare piste ciclabili, piste di trekking, piste di passeggio. La prima su cui stiamo ragionando, proprio la settimana scorsa ho incontrato il direttore dell'Agenzia del Demanio, è la tratta Soverato-Chiaravalle. So chi di voi conosce quella zona, è una bellissima tratta, un bellissimo panorama, un bellissimo punto sul quale stiamo ragionando, così come a Mileto stiamo lavorando con l'Agenzia delle Entrate per una trasformazione ad uso dei cicloturisti di quella zona, che sono veramente tanti e stanno aumentando giorno per giorno, di alcuni immobili dismessi. Questo, se fosse un politico tradizionale, vi farei l'elenco della spesa. Non ve lo voglio fare, consentitemi di inviarvi al sito della Regione Calabria, troverete tutte queste informazioni. Vorrei invece dire le tre parole reali che dal mio punto di vista stanno al di sotto del discorso di Gianni e delle osservazioni che vengono fatte nel libro da lui scritto. E le tre parole chiave sono comunità, sono identità, sono visione. La vera domanda non è se la Regione Calabria come istituzione regionale è pronta, ma se noi calabresi siamo pronti a cambiare, perché questa è la vera sfida che abbiamo davanti. Perché il problema che io vedo in questi due anni di esperienza politica istituzionale, il vero problema non è la questione delle risorse, non è la questione della distribuzione o del reperimento delle risorse. In realtà in questo momento in Regione Calabria stanno per arrivare un flusso finanziario spaventoso e preoccupante dal mio punto di vista, per le tentazioni che può suscitare, di quasi 10 miliardi di euro. Grazie al lavoro di questi due anni, quindi non è un problema di risorse, è un problema se noi ci riconosciamo o meno come comunità. Perché quando io vado in giro, quello che noto è che dobbiamo ricostruire le nostre comunità dal basso. Perché noi siamo un popolo dove non c'è solo la frammentazione delle strade, del federalismo amministrativo delle strade, come è chiamato nel libro sul quale tornerò fra poco. C'è una cultura che è spesso rappresentata attraverso l'aneddoto di Saverio Strati, del fai morire le pecore del mio vicino, che ha impedito di capire contro la strada statale 19 o le tante altre strade che abbiamo in Calabria potessero invece costituire la nervatura, la colonna vertebrale del nostro sviluppo. Quindi la prima parola seria, la vera sfida che abbiamo davanti è, amici miei, riscopriamoci come comunità, non come corpi isolati, non come comuni l'uno contro l'altro contrapposti. E essere comunità vuol dire riscoprirsi parte di una storia comune, quella storia comune che qui si svolge sulla strada statale 19, che, come dire, più che delle Calabrie dovrebbe essere dell'Italia meridionale, ma usiamola per questo pezzo del Reventino. E dico queste cose sapendo di dirle in uno dei territori più coesi dal punto di vista identitario. E non a caso l'identità del Reventino ha prodotto sviluppo nel Reventino con le imprese che ci stanno. Quindi la prima vera domanda che io farei, proprio per il ruolo politico istituzionale che rivesto, è: non andiamo alla ricerca di soldi, riscopriamo invece il nostro essere comunità. Il nostro essere legati da legami sociali forti, pregnanti. Il nostro avere delle radici profonde. E nelle radici profonde riscopriamo la nostra identità, che invece è stata frantumata, è stata spezzata. A me piace molto il cicloturismo, non solo perché negli anni passati mi piaceva e usavo la bicicletta molto spesso, diciamo così, ma perché è lento. E la vera rivoluzione in questa regione è rinunciare ai percorsi di sviluppo veloce che abbiamo vissuto negli anni 70.
Filippo, mio padre faceva il falegname, no? Arrivato a un certo punto io inizio a domandargli: scusa, ma dove sono i mobili vecchi, no? Quelli, dove devo andare a trovarli? E lui mi ha detto, dice, guarda, per la verità, negli anni 70 abbiamo buttato via tutto ciò che sentiva, che sapeva di vecchio, che sapeva di tarlo, quello che ora tu pagheresti a peso d'oro, negli anni 70 io le ho buttate nella spazzatura. Perché negli anni 70 ci è stato proposto un modello di sviluppo veloce, aggressivo, no? E tu stesso l'hai studiato e approfondito in molti dei tuoi scritti queste cose. Mentre il cicloturismo ci invita e ci suggerisce ad un ragionamento sui possibili modelli di sviluppo che sono coerenti con le nostre identità locali, con quello che gli economisti chiamano sviluppo endogeno, non che viene da fuori, ma che nasce dal basso. Allora, questa è la seconda parola che userei. Se noi riscopriamo il nostro essere comunità, avremo una possibilità di creare sviluppo. E arrivo anche allo sviluppo, alla domanda di Filippo. Ma per essere comunità dobbiamo riscoprire la nostra identità, che non vuol dire guardare al passato borbonico e dire eravamo così, poi sono arrivati i piemontesi, si sono presi il Banco di Napoli, non esiste più. Tutto. No, no, non è questo. L'identità non è ritornare a un passato mitologico, è capire che siamo figli di una storia complessa che si è evoluta nel tempo, che è fatta di incroci. Vedete, siamo al centro del Mediterraneo. Siamo al centro del Mediterraneo. Che vuol dire questo, essere al centro del Mediterraneo qui e oggi? Che vuol dire? Vuol dire che forse noi siamo più in grado di altre regioni di parlare con i nostri partner del Mediterraneo, perché ne abbiamo parlato una vita, secoli e secoli abbiamo avuto incroci e incontri con queste persone, anche con queste culture, anche scontri, per carità, e li conosciamo benissimo. Ma abbiamo delle potenzialità che forse altre regioni non hanno. E allora ecco perché non mi meraviglia che qualcuno abbia proposto una piccola politica estera della regione Calabria. Non mi meraviglia che quest'estate era a Tropea ad incontrare le tre grandi religioni del Mediterraneo, cristiana, islamica ed ebrea, e con un'attenzione che non avevo mai visto altrove, proprio nel momento del dialogo fra queste tre culture. Quindi abbiamo una possibilità se riscopriamo la nostra identità, e questi esempi ne potrei fare centinaia. E vengo però alla terza parola che risponde alla domanda, con cui cerco di rispondere alla domanda di Filippo. Possiamo avere sviluppo? Guardate, se siamo comunità e se riconosciamo la nostra identità, per avere sviluppo abbiamo bisogno di un'altra cosa, che spesso a noi è mancata, ed è mancata proprio perché abbiamo avuto i soldi comunitari, proprio perché abbiamo avuto, come dire, un intervento più o meno facile da parte dell'Unione Europea, ed è mancata la visione di dove vogliamo andare e di cosa vogliamo essere, di cosa vogliamo fare da grandi. Noi non abbiamo una visione. Vi posso provocare con un piccolo gioco che ogni tanto faccio quando vado in giro. Vi dico, chiudete gli occhi e immaginate come sarà la Calabria fra 20 anni. È la cosa più difficile. E lo faccio spesso questo, anche con amici impegnati costantemente in politica. Gli chiedo come immagini la Calabria fra 20 anni, ma non mi dare risposte banali, perché non... Come immagini? Noi riusciamo ad immaginare questa Calabria fra 20 anni? Come vogliamo questa Calabria fra 20 anni? Questa è la domanda centrale che noi dobbiamo farci. E io sono molto preoccupato, vi dico la verità, su questo terzo profilo e su questa terza domanda, perché se guardo i flussi elettorali, vedo che Loiero, 12 anni fa, quando è stato nel 2005, è stato eletto con l'80% dei votanti. Scopelliti col 60-70% dei votanti, degli aventi diritto al voto, vi chiedo scusa. Oliverio col 44-45% degli aventi diritto al voto. Non vorrei che il prossimo presidente della regione fosse eletto col 20% degli aventi diritto al voto, perché quel 20% allora sarà facile massa di manovra per le consorterie mafiose, per le cosche. Che cosa vuol dire questo? Che stiamo perdendo la politica, ma stiamo perdendo la politica non perché c'è quel partito o quell'altro partito, ma perché non riusciamo ad avere una visione condivisa. Noi possiamo litigare quanto vogliamo, ma se non abbiamo una visione di sviluppo, i soldi non ci servono. E non abbiamo una visione di sviluppo perché stiamo perdendo e dobbiamo recuperare urgentemente il senso di comunità e di identità in questa nostra regione. Allora rispondo facilmente, la risposta, come dire, mi viene naturale alla domanda di Filippo: che cosa deve fare la regione e può creare sviluppo un'iniziativa del genere, un'infrastruttura immateriale? La regione
deve fare il suo mestiere, deve creare semplicemente una cornice e non invadere gli spazi della società. La politica deve sapersi fermare alla cornice. Il quadro deve essere dipinto dai soggetti sociali, dagli attori sul territorio, perché nessuno meglio degli attori sul territorio riesce a disegnare il quadro giusto per quel territorio. Quindi la politica deve farmi il piacere di riconoscere il suo essere limitato e al servizio dell'autonomia della società. Se la politica invade la società, allora c'è qualcosa che non torna e i finanziamenti comunitari drogheranno i percorsi economici, i percorsi sociali e così via, non consentiranno a questi percorsi di maturare autonomamente. Quindi ciò che deve fare la regione è riconoscere i suoi limiti, l'istituzione, la provincia, i comuni, e creare soltanto questa cornice. Può questa cornice creare occasioni di sviluppo? Sì, se nel momento stesso, se nella misura in cui all'interno di questa cornice lavoriamo tutti insieme. Fare rete è bello a parole, fare rete è la cosa più difficile di questo mondo, perché siamo condizionati dai cicli elettorali, dal narcisismo individuale, dall'essere i primi della classe, dall'odiare quella persona perché ha capelli biondi anziché bruni e così via. Capite? Fare rete significa starsi sullo stesso tavolo, discutere. La mia difficoltà maggiore in regione è mettere intorno al tavolo i dipartimenti. La prima cosa che mi è capitato 2 anni fa era un discorso sui fondi comunitari, dove un dipartimento diceva: noi facciamo così, loro fanno così. E c'era una lite, noi voi. Allora ad un certo punto ho dovuto dire: scusate, qui c'è un unico brand ed è Regione Calabria, non Dipartimento A o Dipartimento B, Regione Calabria. Dovete stare intorno al tavolo, ma questo come vale all'interno della regione? Vale sui territori, vale nelle amministrazioni e nelle istituzioni, ma imparare a fare rete significa avere un obiettivo comune e riuscire a raggiungerlo nel migliore dei modi possibili. È utopia questa? Forse è utopia, però spiegatemi perché nelle altre regioni o in molte altre realtà una cosa del genere è possibile, dove ci si scontra sui metodi, ma il fine è comune. E si arriva a quel fine, quel senso di comunità. Allora forse dovremmo tornare a Putnam, al suo studio sulla mancanza di spirito civico nelle classi meridionali o nelle classi dirigenti meridionali. Forse dovremmo iniziare a ragionare su altri elementi, non lo so. Però dobbiamo prendere il nostro futuro nelle nostre mani. Ecco, fare visione e avere una visione significa per esempio, e chiudo Filippo, che io se leggo a pagina 105, se ricordo bene, del libro, trovo una frase del genere di Gianni: è incomprensibile il motivo che spinge la gente di queste parti a trasformare gli slarghi delle fontane pubbliche in discariche abusive. Perché questo particolare disprezzo verso uno dei più simbolici e utilizzati spazi pubblici? Si chiede lui, lo chiede a me, lo chiede a voi. Beh, io sono nato in un piccolo comune che si chiama Petrizzi, sopra Soverato, e vicino a casa avevo una fontana pubblica, che era un luogo di ritrovo di noi ragazzi, delle mamme. Mia madre sapeva che se non ero in casa ero lì vicino alla fontana. Se io passo ora da questa fontana, la trovo esattamente così. C'è qualcosa che ci ha trasformati in peggio. Allora forse la cosa più importante, di questo torno a ringraziare e chiudo in questa prima domanda, poi spero ce ne saranno altre, ringrazio Shabak e gli organizzatori, è di farci riflettere su noi stessi. Il libro di Gianni e di Bertarelli è bello, come tutti quelli della collana che Rubettino ha curato su questo versante, perché ci aiutano a riflettere su noi stessi. Forse quello di cui abbiamo bisogno è un surplus di riflessione e di discussione su noi stessi. Chiudo con una frase di Costabile, poeta di San Biase, morto suicida nel 65, lo ricordiamo tutti, no? Quando a un certo punto, non lo ricordo a memoria, ma dice: basta con questo cuore troppo cantastorie, no? Io e te Calabria dobbiamo parlarci con chiarezza e con verità. Ecco, forse quello di cui abbiamo bisogno in questo momento è, di fronte al bivio in cui ci troviamo, di fronte al bivio, perché siamo di fronte a un bivio, e parlarci con molta chiarezza e con molta onestà. Dobbiamo riscoprire il nostro essere comunità, riscoprire la nostra identità e avere una visione di futuro condiviso. Senza una visione di futuro, l'intervento spot sull'agricoltura, sul turismo, sulle piste ciclabili e così via serve a poco. Se riusciamo ad avere una visione, riusciremo a fare rete.
se riusciremo a fare rete, la strada statale 19 sarà, come dire, il web della la ragnatela che mette insieme storia, comunità e visione. Guardate che ora riprenderla dopo l'allargamento del professore Viscomi non è semplice. No, perché insomma, ha tirato fuori varie questioni. E, fra l'altro mi ha anticipato in una cosa che mi ero segnata e che voglio dire anche io, però. E la voglio dire perché Florinda ha citato il mio ultimo libro, ma il mio primo libro, 35 anni fa, venne pubblicato da una persona che non era un editore, era uno stampatore, e che si chiamava Rosario Rubettino, che ebbe, perché qua dobbiamo capire, le cose non è che nascono oggi, hanno alle spalle una storia. Rosario Rubettino stampò un libro che io e una persona che non c'è più e che voglio ricordare, che si chiamava Quirino Ledda, facemmo sulle lotte dei braccianti agricoli. Ora, vi immaginate un editore di 35 anni fa che ebbe il coraggio, la lungimiranza, non soltanto di pubblicarlo, era un libro che costava, perché c'erano molte fotografie, era una cosa molto complicata. E questo significa che poi dopo questo percorso è andato avanti, cioè con i figlioli, con la casa editrice, con i collaboratori. Quindi voglio dire, non partiamo da zero. Una battuta sulla bici, io adesso andavo in bici, adesso ho la bici assistita, compratevela che è favolosa, riuscite ad arrivare pure a Soveria Mannelli, io ce l'ho fatta ad arrivare a Tiriolo, ce l'ho fatta, poi mi sono fermato, ma perché si era esaurita la batteria, diciamo, solo per questo, e mi sono dovuto girare. Parlando di cose serie, il professor Viscomi ha detto abbiamo perso la politica, però il punto vero è che c'è in Calabria, più che altrove, il punto di fondo è che c'è il ricatto del consenso, lo chiamo io, quello è il punto, è il ricatto del consenso, per cui c'è un continuo rimandare fra società cosiddette civili, io la chiamo società incivile perché non ho elementi per definirla tale tranne le eccezioni che ci sono, e la politica, che rendono la politica praticamente inservibile e la società pure. Allora, da questa però discussione noi dobbiamo uscirne, perché poi dopo veniamo qua e diciamo ma come sono brave, come era brava Bonanimi Rosario Rubettino, come bravo Rubettino ora, come bravo l'idea del dottor Gianni sulle piste. Allora c'è un punto in cui secondo me, il mio modo di vedere, le classi dirigenti nel loro complesso portano le grandi responsabilità, ma la principale responsabilità la porta la classe politica però. Cioè noi non è che possiamo poi andarcene sempre da un rimbalzo di cose, per cui la società mette in atto il ricatto del consenso, va dal politico e lo ricatta, il politico accetta il ricatto, dopodiché questa storiella non finisce mai e restiamo sempre appunto senza quella che il professore diceva, senza l'idea di una comunità, senza l'idea di identità e soprattutto senza una visione. Ora noi parliamo di una persona che invece la visione l'ha avuta. Ora, lo sviluppo è quello che ha citato il professore Viscomi, lo sviluppo possibile. Le risorse credo che siano neanche eccessive per realizzare una cosa di questa natura, soprattutto perché dalle cose che lei diceva non necessita di interventi, diciamo, tali. È realizzabile secondo lei questa sua visione? E in che termini è realizzabile e chi è che deve prendere in mano la situazione? Altrimenti anche qua, poi alla fine di questa serata ne usciamo e non si capisce nulla. Sì, non nascondo qualche difficoltà, diciamo, a inserirmi in questo ragionamento profondo, diciamo, e significativo che ha fatto il vicepresidente sulla necessità che ci sia. Vero. Sì, ne sono assolutamente convinto che ci sia uno sforzo per diciamo nella direzione di una cultura politica diversa, diciamo, e condivisa. Tuttavia, facendo io uno sforzo, diciamo, per ritornare agli argomenti che erano all'origine di questo incontro. Io in questi giorni ho sentito molto parlare di rete, no?
E voglio ricordare che, e ricordo anzi innanzitutto a me stesso, che una settimana fa c'è stato un significativo dibattito in tutto il paese, sui giornali, diciamo, su radio, televisione, eccetera, conseguente a quell'articolo di Salvatore Rossi, il direttore della Banca d'Italia, sul Mezzogiorno. Salvatore Rossi a un certo punto diceva una cosa che ha suscitato molte proteste dei meridionalisti. Che... Ma era assolutamente impreciso. Cioè... Sì, sì, no, ma io non voglio fare questa polemica su questo dibattito, Dio me ne guardi. Però a un certo punto è venuto fuori un argomento importante che ci porta alle cose che stiamo dicendo. Cioè la mancanza, diceva Rossi, di capitale sociale. Che cos'è il capitale sociale? Il capitale sociale è, nella sua idea, quello che... fa sì che tante iniziative meravigliose, straordinarie, eccetera, come quelle di cui abbiamo sentito parlare in questi giorni, facciano massa e diventino qualcosa che è molto di più della somma delle singole iniziative. Allora, il ragionamento è molto complesso, però io che ho cercato di fare, diciamo, il tecnico nelle amministrazioni, diciamo, per tanti anni, ho sempre pensato che qualunque visione, la più importante, la più visionaria, eccetera, ha bisogno di ancorarsi ad un oggetto preciso, ad un progetto, perché sennò difficilmente riesce a convincere i cittadini, perché quando si parla di cose in generale... Cioè, allora, io mi sono chiesto, quando ho percorso questa strada, che c'ha tutti i valori di cui abbiamo soltanto accennato, ma perché questa non può essere... lo strumento, appunto, per mettere in rete le magnificenze che ci sono in questa regione. Naturalmente, se partiamo con questo punto di vista, poi magari avremo occasione per ritornare su quali sono queste magnificenze, che sono di tipi diversi, e su quanto il progetto di questa infrastruttura può portare sviluppo. In che senso può portare sviluppo, secondo me? Per due ragioni, dette, diciamo, sinteticamente, perché non abbiamo la possibilità di approfondirle. Primo, perché il turismo non è solo la gente che viene e che porta i soldi. Il turismo è, fatto bene, qualcosa che ci porta a migliorare i territori che accolgono il turismo in modo tale che siano più accoglienti per gli stessi cittadini, non solo, ma che facciano sì che questa qualità diventi un fattore attrattivo per imprese che vengono dall'esterno. Cioè la qualità che noi offriamo ai turisti è qualcosa che fa migliorare la nostra vita e che migliora in genere le condizioni di sviluppo del nostro territorio. Io credo che tutti quanti sappiate che cosa è successo nel bacino della Ruhr dopo gli interventi fatti dopo la crisi del siderurgico e del carbonifero. Quello è un posto dove solo con soldi pubblici, solo facendo attrezzature, hanno costituito un territorio talmente attrattivo che oggi è pieno di aziende che nessuno, diciamo così, aveva speso una lira per richiamare, che sono state richiamate dalla qualità di quel posto. Allora, ripeto, per fare questa cosa, innanzitutto non bisogna farla in un hic et nunc, cioè sono cose che si fanno e probabilmente non ci vogliono nemmeno investimenti enormi. Adesso mi piacerebbe fermarmi su come io intenderei tratto per tratto, ma, diciamo, non ne abbiamo il tempo e il modo. E allora dico, con quali risorse? Allora, io penso che abbia ragione il vicepresidente, al Mezzogiorno non mancano i soldi. Secondo me al Mezzogiorno non mancano i soldi, al Mezzogiorno mancano i progetti. Io credo di interpretare la cosa che diceva il Presidente, che giustamente insisteva sul ruolo della politica e il ruolo dei cittadini, diciamo, della comunità, della società, eccetera. Nel senso che diciamo, qualunque progetto non può essere un progetto calato dall'alto della politica solo con fondi pubblici. Che cosa si intende per cornice? Che cosa intendo io, almeno, per cornice, nel senso che diceva il Presidente? Intendo che gli investimenti devono essere fatti oculatamente, in modo da movimentare finanziamenti pubblici, interventi di privati, eccetera, alla grande e alla piccola scala. Allora, guardiamo il mondo dei fondi strutturali. Il mondo dei fondi strutturali è un mondo con cui da altre parti fanno cose straordinarie,
il bacino della Luna è stato fatto con fondi strutturali, ma la gran parte degli investimenti che determinano lo sviluppo in quella regione sono investimenti privati. Sono investimenti privati che hanno trovato lo spazio ideale in cui operare per investimenti pubblici fatti oculatamente, che hanno determinato un miglioramento della qualità di quel territorio che attrae risorse private, attrae investimenti, attrae una capacità operativa dei privati. Allora, l'anno scorso la Calabria ha perso circa 700, l'anno scorso, nel passato ciclo, circa 700 milioni che poi sono stati riprogrammati, adesso non lo so, eccetera, ma diciamo la spesa alla fine, la spesa... Lì c'era il punto debole della fogliata di Rossi, perché non teneva assolutamente conto che questa massa di finanziamenti è stata portata al nord. Sì, vabbè, ma questo è un altro discorso. No, ma io voglio solo dire, ma questo è successo in tutte le regioni meridionali, per carità, non voglio dire questo. Io voglio dire soltanto una cosa, cito questo tema, non per dire che la Calabria è stata cattiva, non è stata brava, ma per dire, io in quel periodo ero responsabile di due assi di spesa in Puglia. E quando a un certo punto ci siamo accorti che non si spendeva adeguatamente perché molti progetti non andavano avanti, eccetera, andavamo alla ricerca di progetti che fossero finanziabili. Quindi io penso, l'ho sempre pensato, che il problema di un progetto, di un'idea, non è quella di trovare i finanziamenti, ma quella di avere dei buoni progetti, perché i buoni progetti si riescono a movimentare i finanziamenti, e i buoni progetti sono quelli che servono nei momenti in cui le amministrazioni hanno difficoltà a realizzare i cattivi progetti. Quindi, e poi chiudo, cioè secondo me deve dare una risposta. Quindi c'è un problema che riguarda secondo me i fondi strutturali, che se spesi con intelligenza possono movimentare i finanziamenti pubblici, i finanziamenti privati, quindi fare quello che secondo me giustamente diceva il vicepresidente. Però in questo momento ci sono, lo ha ricordato anche il vicepresidente, iniziative molto interessanti del Ministero dei Beni Culturali. Se leggete il piano strategico del turismo fatto dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, eccetera, troverete che in molti casi le cose che stiamo dicendo sono lì, sono in quel documento. E loro stanno spendendo molto sui gommini, lo ricordava appunto il vicepresidente. E oggi la Calabria non ha nemmeno una lira in questo momento. Adesso speriamo che l'iniziativa della regione possa cambiare le cose sui cammini, diciamo, sui percorsi, eccetera. Questa potrebbe essere certamente quindi il problema è di fare un progetto che abbia visione e che sia concretamente realizzabile, secondo me. Nel progetto ciclistico non mi pare che c'è la 19, mi pare che i percorsi sono sulla Magna Grecia. Sì, però rispondo subito e poi le domande sono già rientrate. Una volta tanto che si discute, se non è così. Allora, il quadro, la cornice e il quadro. Vibo Valentia, no? C'è il porto, a Vibo Valentia c'è un porto, e su questo porto diciamo è una cosa su cui lavorare e così via, e come regione abbiamo messo pure delle risorse sulla struttura. Il problema è questo, che a Rombiolo, come in quella zona del Vibonese, c'è un'industria metalmeccanica, una nicchia di eccellenza. Forse in Calabria spesso la voce ce l'hanno ovviamente chi protesta, cassi integrati, disoccupati, mobilità, LSU, LPU, precari e così via, e spesso ci dimentichiamo che il tessuto imprenditoriale calabrese andrebbe studiato e segmentato, perché è veramente complesso questo tessuto imprenditoriale. Nel Vibonese c'è una nicchia di metalmeccanica di qualità, ma veramente di qualità. A Rombiolo c'è un'azienda, ha costruito un serbatoio di 25 metri, eccezionale, che via mare deve arrivare in Siberia. Il problema non è da Vibo Porto in Siberia, il problema è da Rombiolo a Vibo Marina. Chilometri 20, tempi di percorrenza di questo serbatoio, 48 ore, 2 giorni.
Questo perché le strade sono strette, i pali della luce sono bassi, per cui in questi due giorni c'è la frammentazione amministrativa, perché essendo trasporto eccezionale, se passa dal comune A ci vuole l'autorizzazione di quel comune, poi dal comune successivo e così via. Perché vi faccio questo esempio? Il serbatoio è arrivato sicuramente in porto, l'Enel l'ha tagliato dei cavi, li ha ricollegati e così via. Il problema è che questa è la dimostrazione di che cosa vuol dire fare rete e fare cornice. Alle imprese non servono tanto i soldi, servono anche i soldi, ma per altri versanti, perché hanno difficoltà di accesso al credito e perché le banche sono in questa regione, come credo in tutta l'Italia meridionale, sono controparte serie, pesante e difficile delle imprese. Le imprese hanno bisogno di servizi, di infrastrutture che funzionano. Se io ho questo esempio del porto di Vibo Marina, ma farei un altro esempio. Tutti voi penso conosciate la strada dei due mari, Lamezia Catanzaro. Avete presente? C'è la strada dei due mari e poi due complanari, una a destra e una a sinistra. Nello studio dell'Istat del 1985, che ho conservato perché secondo me è indicativo di come ragioniamo in questa regione quando non abbiamo visione, uno studio dell'Istat del 1985 diceva il punto di sviluppo della regione Calabria è l'istmo, Lamezia, Catanzaro, la strada statale 280, non c'era niente in quel momento su quella strada. Poi a poco sono iniziate le infrastrutture produttive, però provate a muovervi con uno di quei grandi autotreni, auto articolati sul complanare, è praticamente impossibile, oltre al fatto che spesso il complanare viene invaso dalle frane. Perché vi sto facendo questo esempio? Ma potremmo fare anche sulla statale 19 o su Tiriolo, su tutta la Calabria, è che spesso noi non ragioniamo sul bisogno primo delle imprese, che è di un territorio capace di raccogliere l'investimento produttivo, e puntiamo invece su altro. È lì che dovremmo ragionare, secondo me, come amministrazione pubblica, è quella una parte della cornice di cui io parlo, cioè creare servizi per rendere attrattiva la presenza, perché noi abbiamo dei gap pesanti dalla mafia, lo possiamo dire, no? È una difficoltà, perché un'impresa che investe in Calabria, la prima domanda che si fa è che mi succede con la criminalità organizzata, poi che cosa mi succede con la criminalità burocratica, come loro la chiamano, con le difficoltà burocratiche, e poi vediamo un attimo se l'investimento mi conviene. Allora, se noi vogliamo attirare le imprese, dobbiamo creare questa rete di servizi alle imprese, quindi strade, infrastrutture, centri di co-working, come si usa ora, e così via. Quindi questa è la prima cosa che vorrei dire, la cornice per me significa questo, quindi se vogliamo attirare le imprese, costruiamo i servizi alle imprese, prima ancora di pensare a finanziare altre cose. La seconda cosa, la Regione Calabria sta già sperimentando le iniziative sui cammini e sui percorsi, la pista ciclabile è stata ormai avviata a livello nazionale ed è, come dire, sulla Magna Grecia, stiamo ragionando sui percorsi della Magna Grecia perché è una specificità della Regione, questo è del tutto evidente, stiamo ragionando su alcuni tratti dei percorsi della via Popiglia, perché anche sulla via Popiglia, sull'intera via Popiglia, come era a Breggio ad Capom, una cosa del genere, se ricordo la definizione esatta, ci sono molte iniziative nazionali e singole iniziative regionali, su queste cose stiamo ragionando, il problema è che stiamo iniziando ora a ragionare su queste cose, su queste forme di turismo lento, forse negli anni passati ci siamo fatti condizionare da scelte strategiche che pensavano altre cose, che pensavano al turismo come il grande albergo da costruire sul mare, che poi è rimasto fermo lì. Guardate, se io apro un maledettissimo libro di economia, io trovo scritto una cosa, la prima regola, che in una situazione come quella di oggi, nel contesto attuale, la concorrenza non sia tra l'impresa A e l'impresa B, ma tra il territorio A e il territorio B. Questo è un punto sul quale ancora noi non abbiamo avuto, come dire, una chiara percezione di che cosa significa. Competono i territori, non le singole imprese. Competono i territori, la specializzazione produttiva dei singoli territori, i distretti, embrionali che siano o efficienti che siano, ma sono i territori. E dico questo perché sono in un territorio, quello del Reventino, che ha una propria autonomia culturale, identitaria, comunitaria e anche produttiva. È migliore. Per quanto sia un'area interna, per quanto sia stata scelta dal governo nazionale come luogo di sperimentazione delle strategie delle aree interne sulle quali anche la Regione Calabria, confesso,
ha un ritardo di 2 anni, perché in realtà è da 2 anni che gli apparati burocratici su questo stanno discutendo per definire una serie di difficile spingerle a chiudere alcune partite, ma il governo ha selezionato quest'area come area interna da privilegiare nella sperimentazione della progettualità nei confronti delle aree interne. Però proprio il Reventino a me conferma che il modo per fare sviluppo è partire dalla comunità, partire dall'identità e avere una visione di territorio, perché altrimenti non mi spiego perché qui c'è l'editoria, c'è il lanificio, ci sono anche, credo, delle imprese metalmeccaniche, ci sono una serie di attività produttive avanzate. E allora è questo il punto centrale. Forse il Reventino sarà un'area interna sulla base di una serie di indicatori di distanze, popolazione e così via, ma è la conferma di una possibile strategia per questa regione. Allora è questo il punto centrale su cui dobbiamo ragionare. Sul progetto, di progetti ne abbiamo tanti, il problema è, so che diciamo la stessa cosa ma in modo, è la pianificazione, è il progetto esecutivo, perché l'idea progettuale qui, la prima che mi viene in mente è il taglio dell'Istmo Lamezia Catanzaro per fare un canale navigabile e per ridurre, non ho capito di quante ore in realtà, al massimo di un giorno, la circumnavigazione della Calabria. È un'idea progettuale che è stata sui giornali per non so quanti giorni, a me sembra abbastanza, come dire, discutibile, perché il costo di quest'idea, non, il gioco non vale la candela, insomma, no? Quindi il problema non è tanto avere progetti, perché in questa regione anzi siamo bravi ad elaborare progetti. Sa dove difettiamo in questa regione? Nella pianificazione del progetto, nella pianificazione esecutiva del progetto, nella capacità di fare un computo metrico del progetto. È questa la vera cosa che dobbiamo fare, ed è un peccato perché noi abbiamo 3 università, no? Catanzaro, Cosenza e Reggio, dove le competenze per avere delle squadre che lavorano sui progetti trasformando un'idea in un'esecuzione è veramente lì a portata di mano, e questa è la vera sofferenza che io provo in questo momento, è vedere questa regione che ha delle possibilità di andare avanti, perciò parlavo di un bivio, che si trova bloccato. Poi è colpa della politica, probabilmente è colpa della politica. Se la politica continua a ragionare con i cicli elettorali e non con i cicli storici, con i cicli economici, evidentemente sta ragionando sul passato. Ho qui davanti ho il direttore generale del bilancio, del Dipartimento Bilancio. No? Spesso condividiamo un'idea che la riforma contabile delle amministrazioni pubbliche, l'armonizzazione del 118, non ha cambiato il bilancio delle regioni o dei comuni, delle amministrazioni, ha cambiato il modo di fare politica. Il problema è se la politica l'ha capito che sono cambiati i tempi e che il consenso non si raggiunge più non facendo pagare l'acqua, ma il consenso lo raggiungi facendo arrivare acqua pulita nei rubinetti dei cittadini. Se la politica questo non lo capisce, Filippo mio, io torno in università, io più che no. Dirlo... L'università è chiusa. L'università è chiusa. Non la faccio lunga, perché anche vorrei dire una cosa vedendo quelle della casa editrice di questo mio libro, che hanno detto praticamente le cose che hai detto tu. Perché a un certo punto uno dei collaboratori di Florindo, non li cito perché altrimenti me ne scordo sicuramente qualcuno e poi sicuramente si arrabbieranno. E a un certo punto mi ha detto: lo chiamiamo così questo libro per le cose che hai detto tu, però questo avveniva 7 mesi fa, 8 mesi fa, diciamo. Cambia Calabria diventa un invito ad accorgersi che la realtà cambia anche a dispetto della politica. Questo nasce dalla discussione che abbiamo avuto con loro e di chi dovrebbe guidare e stimolare quel cambiamento, che dunque bisogna cambiare, sì, ma partendo dalla conoscenza profonda di una realtà che è già in essere, che emerge, eccetera, eccetera, eccetera. Se c'è qualcuno di voi che vuol fare delle brevi domande, ci sono tante persone. Prego. Sì, no, prima c'è il signore, credo. No, prego, prego, prego. Prego. Sì, assolutamente, altrimenti non credo che si senta. Buonasera a tutti, Marcello Carbone della Federazione Italiana Amici della Bicicletta. Condividiamo in pieno l'idea del... Prego? Anche, sì,
assolutamente. Allora, per essere brevi, condividiamo in pieno l'idea dell'architetto Gianni. Noi siamo in collaborazione sul tavolo tecnico della Regione Calabria per quanto riguarda l'itinerario della ciclovia della Magna Grecia, però è anche in progetto la dorsale delle serre che, partendo da Lago Negro, la valle del Crati che passa da Cosenza, sale verso Soveria a Mannelli. Quindi l'idea dello sviluppo, la mia non è una domanda, è una risposta al suo dubbio: come la mobilità lenta può generare e favorire lo sviluppo economico della regione. In un territorio difficile come quello calabrese non c'è bisogno di attuare progetti difficili, c'è bisogno di attuare delle sistematiche semplici. Le sistematiche semplici sono quelle di avere una strada che c'è già, mettere delle segnaletiche verticali, orizzontali e accompagnare i turisti sono tantissimi. Non solo vogliono andare in Alto Adige, ma vogliono venire a visitare il sud Italia, la Sicilia. Passare dalla Sicilia vuol dire passare attraverso la Calabria. È un territorio dove c'è molta richiesta e dove il Trentino Alto Adige, spendendo pochissimi milioni di euro, oggi ha sul bilancio 400 milioni di euro di indotto solo sul cicloturismo. Noi con il costo, sì, però per sviluppare i chilometri di piste ciclabili noi dobbiamo paragonarli che 200 chilometri di pista ciclabile costa quanto un chilometro di autostrada, ma il bello che è il rientro economico è immediato già dall'anno successivo. Perciò noi supportiamo progetti semplici in un territorio difficile e bellissimo come quello della Calabria. E poi mentre ascoltavo il vicepresidente e ho chiuso gli occhi e ho immaginato che fra qualche anno venire alla Sciabaca in treno da Cosenza è molto semplice, quindi prendere in bici, questa è una cosa semplice, però oggi se ci fosse stato il treno che 10 anni fa c'era, prendere il treno in bici da Cosenza, venire qui, molto semplice. Molto semplice. E la bici a pedalata assistita è un ottimo strumento per i tour operator che porteranno fra qualche anno centinaia e centinaia di cicloturisti tedeschi, belgi, di diverse nazionalità. Grazie, grazie, grazie. Per la seconda volta. Parte. Volevo partire, buonasera anzitutto, volevo partire proprio dalla ferrovia e quindi chiedere al Presidente Viscomi cosa bolle in pentola dopo il famoso studio di fattibilità, perché se io credo a una cosa, e ne sono convinto, credo che bisogna pensare alla ferrovia da Cosenza a Catanzaro nella sua interezza. Io capisco che c'è un tratto, il dottor Giannini ha parlato a proposito della strada, ma anche il tratto ferroviario tra Rogliano, Marzi e Scigliano o Carpanzano, come vogliamo dire, è di una difficoltà estrema. C'è un ponte che ricordo come un sogno, quando ci passavo sopra avevo paura quasi che il treno cadesse. Quindi questa è la prima domanda, ma è pratica, perché riaprire questa ferrovia significa ridare anche possibilità di mobilità che c'era una volta, che ha consentito a decine e decine di giovani di questo paese, ma non parlo di ora, parlo dal 1920, 25, dal 30 in poi, quando la ferrovia è stata fatta, di studiare a Catanzaro. Io stesso, dal 64 al 69, per 2 anni che non ero istituto a Catanzaro, mi sono servito delle calabro lucane. Ma parlarne negli anni 30 e 40 significava avere la scuola a portata di mano, perché qui scuole superiori non ce n'erano. L'altra cosa, non mi dilungherò molto, e non vorrò sembrare un bastian contrario, io credo poco alla monumentalizzazione della statale 19, per un motivo molto semplice, perché per lunghissimi tratti, attraversa centri abitati. Da Soveria a Catanzaro, passando per Tirioro ovviamente, ma anche da Rogliano verso Cosenza, sono tanti i centri abitati. Quindi non lo vedo un progetto impossibile, per questo non voglio passare come un bastian contrario, ma difficile. Ovviamente più difficile è, più Viscomi mi potrà rispondere, le risorse dove le prendiamo. Cos'altro potevo dire?
mi è piaciuto che il discorso si sia sconfinato dalla strada alla politica, e quindi quello che la politica è tenuta a fare in tempi in cui il legame sociale di cui parlava Pietro Barcellona tanti anni fa si è ancora più dilatato, se ancora i cittadini sono molto più distanti dalle istituzioni di quanto Pietro Barcellona non immaginasse e non descrivesse 30 e più anni fa. Anche su questo versante, non come politico, anzi come politico in questo momento, cosa ritieni che si possa fare? Grazie. Non so se c'è qualcun altro, altrimenti vi rende conto di una situazione. Nella giornata di domenica attualmente non esiste un mezzo pubblico per raggiungere Cosenza da Catanzaro. Non esiste. Quindi non esiste, perché i pullman non effettuano, vanno altrove. Quando c'era la ferrovia Calabro-Lucana era l'unico strumento che ci impiegava 2 ore e mezza da Cosenza a Catanzaro, ma rendeva possibile, cioè, voglio dire, caro Antonio, diamoci, cioè, rendeva possibile una cosa che oggi non abbiamo, cioè si stava meglio quando si stava peggio. Guarda, questa è una frase brutta, stava meglio quando si stava peggio. No, ma è così. Allora, rispondo sinteticamente ovviamente sulle cose. La questione del trasporto pubblico locale in questa regione è stata, come dire, lasciata andare per 40 anni. Non c'è. Una volta ho sfogliato tutto il codice della legislazione calabrese. Ogni anno c'erano almeno tre leggi che finanziavano il trasporto pubblico locale, per ritrovarci oggi in questa situazione. Che cosa stiamo cercando di fare? La prima, rompere il monopolio o comunque, diciamo, la condizione di oggettivo monopolio delle imprese di autotrasporto su gomma. Oggi abbiamo, Filippo forse mi può aiutare di più in questa partita, non so se quanti bacini, abbiamo cercato di fare un bacino unico regionale, per fare una gara unica regionale facendo le procedure previste dall'Unione Europea, che significa un preavviso di un anno sulla gazzetta ufficiale della gara, perché per gestire l'intero bacino unico, insomma, la progettazione non è proprio una cosa facile, l'ha fatto la Toscana, non hanno vinto gli operatori dietro casa, gli amici dell'angolo del bar, ha vinto, se ricordo bene, le ferrovie tedesche. Attenzione su questa cosa, nel senso che ha vinto un'impresa straniera, perché siamo in Unione Europea. Quindi questo che stiamo cercando di fare è di dire pure alle imprese locali, che non vogliamo ovviamente perdere, no? Perché si tratta di occupazione, di una serie di cose, cambiate modo di ragionare, non si paga più cash sulle vostre fatture, ma si paga in un certo modo, facendo una serie di controlli, dando una serie di servizi. Una cosa banale, ma è delirante di questa regione, è che solo l'anno scorso abbiamo Musmanno, l'assessore ai trasporti, ha imposto a tutte gli autobus che passano da Lamezia di fermarsi all'aeroporto. Cioè, una cosa che ci è voluto, cioè, io non so da quanto esiste l'aeroporto a Lamezia, onestamente non lo so. Ecco, quante sono? Quindi 40 anni, insomma 30 anni, 37 anni. Dopo 37 anni imporre a tutte queste aziende che passano da lì normalmente di fermarsi all'aeroporto di Lamezia. Fermo restando che sulla progettazione comunitaria, sulla programmazione comunitaria ci sono le risorse per fare il collegamento ferroviario dall'aeroporto a Lamezia, perché altrimenti l'Unione Europea l'aeroporto lo declassa in modo, come dire, immediato, perché è necessario mettere insieme le due cose, ferrovia e aereo. Quindi su questo stiamo lavorando su Ferrovie della Calabria, perché anche Ferrovie della Calabria deve adeguarsi, perché 30 anni fa, 40 anni fa dava un servizio, ma è rimasta quella di 30-40 anni fa senza più essere in grado di dare quel servizio. Allora, nella decisione della Giunta, del Presidente, insomma, e credo anche della legge a questo punto, perché c'è la legge che lo impone, Ferrovie della Calabria deve cambiare struttura giuridica. C'è una società che sarà proprietaria della rete, esattamente come per Ferrovie. È una società che curerà la gara per chi gestirà i servizi su quella rete ferroviaria. Quindi non è detto che Ferrovie della Calabria rimane così, cioè, dal nostro auspicio è che non rimanga così com'è, perché è rimasta immobile negli ultimi 20-30 anni. Allora il problema non è
che 30 anni fa si facevano le cose e oggi non si fanno, ma che Ferrovie della Calabria 30 anni fa aveva un senso, ma portata con quella stessa struttura oggi non ha più alcun senso. Deve diventare competitiva, perché rendite di posizione in questa regione vanno eliminate, perché sennò quel discorso che faceva lui, il ricatto del consenso, le domande malate della società che danno risposte politiche sbagliate e malate, non finiranno mai. Quindi dobbiamo tagliare le rendite di posizione con quello che comporta, perché questa legge doveva essere attuata da un anno fa, a giugno 2016, e sta subendo una serie di ritardi di vario genere e natura, alcuni giustificabili, alcuni meno giustificabili, alcuni per me che non sono un tecnico difficilmente comprensibili, però la legge c'è e questo è l'obiettivo a cui dobbiamo raggiungere. L'obiettivo finale qual è? La visione condivisa da questo punto di vista è il collegamento Cosenza-Catanzaro. È il collegamento Cosenza-Catanzaro che parte già dalle due metropolitane di Cosenza e di Catanzaro e che spera di essere unito. Questo per quanto riguarda le risorse. Le risorse ci stanno, le risorse, abbiamo un patto per la Calabria dove ci sono quei 10 miliardi di euro di cui vi parlavo prima. In questi due anni, l'obiezione che spesso leggo sui giornali, no, la Calabria è immobile, mi fa un po' sorridere, perché in realtà in questi due anni abbiamo cercato di mettere a regime, diciamo in un foglio Excel, tutto quello che potevamo mettere in un foglio Excel di risorse. Ora il problema è quello che dicevamo prima, di iniziare a spenderle queste risorse. Io ho molte paure, perché quando ci sono masse monetarie, masse finanziarie come 10 miliardi di euro, insomma, io non è che sono vivo in Trentino, la guerra di mafia di Reggio Calabria lo so perfettamente perché è scoppiata 20 anni fa, ed è scoppiata per un decreto Reggio che dava a Reggio delle risorse straordinarie, che non erano 10 miliardi, erano molto di meno, eppure lì è scoppiata una guerra di mafia, quindi su questa era la mia preoccupazione, ma la mia preoccupazione è anche un'altra: siamo in grado di spendere queste risorse? Io credo che se non mettiamo a regime una quantità di professionisti, di giovani professionisti che escono dalle nostre università, i dipartimenti regionali da soli non riusciranno a risolvere il problema. Perciò vi dicevo prima, una grande risorsa reale di questa regione sono le tre università, ma bisogna avere il coraggio di sapere chi sono i bravi e di dargli i compiti. Perché se iniziamo a fare o continuiamo a fare le short list che abbiamo conosciuto e che sono, come dire, osservate dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, beh, allora torniamocene a casa, perché non ha molto senso. Però ragazzi bravi ce ne stanno, ragazzi capaci ce ne stanno. Allora, se proprio vogliamo portare a compimento queste attività sul trasporto, sull'edilizia sociale, sul dissesto idrogeologico, allora usiamo queste persone, ce l'abbiamo questa possibilità. Il problema è che per fare queste cose è una comunità che si deve muovere, non soltanto la politica, ma è una regione che deve rivendicare, con partecipazione, come fanno per esempio la federazione di cui si parlava prima, la FIAB, perché ogni cosa noi cerchiamo di farla partecipata. Almeno per quanto mi riguarda, il tempo maggiore io lo perdo a parlare con quelli che si chiamano stakeholders, no? Che è una parola bruttissima, ma è bruttissima anche la traduzione, perché la traduzione è corretta, per carità, è corretta, è portatori di interessi. Io la rifiuto questa traduzione e, con tutto il rispetto per gli insegnanti, diciamo, di lingua, la traduco così: portatori di competenze e di esperienze. Basta con questa idea che chi è stato eletto sa tutto o può fare tutto, deve rivolgersi ai portatori di competenze e di esperienze, sono quelli che le cose le fanno, le vivono, le giocano, come vale per il calcio, vale per la bicicletta, vale per tutto il resto del sistema. Allora, questa è la vera sfida che abbiamo davanti, le risorse, le idee ci stanno, Catanzaro e Cosenza devono essere collegate, non soltanto loro. Io vivo a Pizzo, non vivo più sullo Ionio, vivo sul terreno da qualche anno, no? Vivo a Pizzo, ma se io devo arrivare a Catanzaro alla Cittadella con i mezzi pubblici, mi sparo, non riesco. Non esistono, perché dovrei fare Pizzo Lamezia, Lamezia Catanzaro, Catanzaro Cittadella, cioè c'è un problema serio nel trasporto pubblico locale. Abbiamo solo finanziato a piedi lista imprese di autotrasporto che hanno sempre giocato sul ricatto occupazionale. Perciò torno a dire ora quello che ho detto prima: il consenso in questa regione si deve ottenere non facendo pagare l'acqua, ma facendo arrivare l'acqua pulita nei rubinetti, facendo funzionare i mezzi di trasporto e così via. Questa è, secondo me, una politica fatta per il bene comune. Se non è così, non è politica. E se non è politica, però, fatta così, torno a dire a Filippo che
con cui questo discorso ce l'ho da tempo, me ne torno in università, perché non ha molto senso, non ha molto senso. Questo di cui abbiamo bisogno è una rivoluzione civile nostra. Ci sono dei diritti, cerchiamo di pretenderli. Ci sono dei modi di essere e di comportarsi, cerchiamo di attuarli. Come diceva, e chiudo, una piccola cosa che c'era l'altro giorno sui social: essere pagato è un diritto di chi lavora, lavorare è un obbligo di chi è pagato. Quindi cerchiamo di imparare a mettere insieme questi due elementi. Grazie. Grazie al professor Viscomi. E c'è il responsabile Massimo. Minimo. No, solo per ringraziare a nome della casa editrice i nostri ospiti. Siamo partiti da un discorso visionario, bello questo di creare, di fare della strada visionario nel senso positivo, della strada statale 19 un'infrastruttura monumentale, ma alla fine abbiamo finito per parlare di tante cose, abbiamo finito per parlare del concetto stesso di Calabria, di politica e del concetto stesso di comunità. Vi lascio e vi ricordo che alle 9:30 qua in questo posto ci sarà un bellissimo concerto, e chiudiamo così il nostro Shabaka Festival, di musica celtica, blues e pop. Quindi vi do appuntamento alle 9:30. Grazie ancora.